di su Strange Gaming. The one encompasses too much, crushing everything and making it the same. L'uno? No. This is the story of the many, who are blessed with difference and rich in strangeness. This is the story of a family. Allora ragazzi, bentornati su Strange Gaming. Questa volta giochiamo a The Eternal Cylinder, un gioco stranissimo di cui abbiamo già visto l'unboxing tempo fa e alcuni di voi mi hanno chiesto di portarlo al più presto, perché è un gioco che veramente anche io volevo giocarci al più presto, perché sembra un gioco estremamente strano, bizzarro e originale, e anche molto surreale. È stato sviluppato dall'Ace Team, che sono gli stessi che parecchi anni fa pubblicarono il mitico Xenoclash, il suo sequel, e anche il fantastico Deadly Tower of Monsters, gioco che io adorai ai tempi quando trovai gratuitamente su PlayStation Plus, gioco veramente fantastico che omaggiava il cinema anni 50, cinema di fantascienza e horror degli anni 50 e 60. L'Ace Team quindi è un team che fa sempre giochi molto strani, bizzarri, particolari. Ha fatto anche Abyss Odyssey, che è un altro gioco. Tutti questi giochi che sto nominando prima o poi li porteremo sul canale, perché io ce l'ho da parte. Alcuni ci ho già giocato, come Deadly Tower of Monsters, come anche Xenoclash, però li voglio portare sul canale perché sono giochi secondo me fantastici. E The Eternal Cylinder è una specie di via di mezzo fra Lack of Love, quello per Dreamcast, come ho già detto nell'unboxing, ma anche Pikmin, perché facciamo un gruppo di creature su sto pianeta alieno che devono contrastare questo uno. Noi siamo la famiglia di cui parlava nell'intro, cioè siamo un gruppo di creature, no? E dobbiamo cercare di sopravvivere allo strapotere dell'uno, che a quanto pare è una singola creatura che vuole schiacciare i molti, ok? È un po' una metafora del potere che schiaccia il popolo, secondo me. Però andiamo a giocare. Allora, questa che stiamo giocando ora è la versione 1.0 del gioco. Se poi decideremo di continuare il gioco. Meccanismo di sopravvivenza facile. Tutte le facilitazioni sono state disattivate. Oh, ma senti che musica. Wow. Allora, dicevo, questa è la versione 1.0. Se decideremo poi di continuare questo gioco, questa è una partita, questa è una puntata di prova, la puntata 1, la puntata 0, come la volete chiamare. Se decideremo poi di continuare, continueremo con il gioco patchato alla patch 1.3, che in questo momento la sto scaricando la PlayStation, quindi non ce l'ho ancora installata. Ok. La musica è bellissima. Andiamo a giocare. Andiamo un attimo, mi comando. Oh, sembrano complicati. Speriamo in un tutorial decente. Andiamo. Ok, vediamo un po' il gioco come Once upon a time, in the age of the Eternal Cylinder, there lived a family of little creatures called the Trebom. Sono i Trebom, siamo? And not the strongest, nor the fastest. And they do not have sharp teeth. They would make easy prey for the terrible force that came to their planet. But Trebom are loyal and resourceful and very, very stubborn. Come gli umani. It is with such a Trebom that our story begins. One clever little creature born into a cruel world who would be instrumental in bringing prosperity to its kind. Ecco, noi siamo questo Trebom, questa creaturina aliena che deve sopravvivere su questo pianeta ostile, il suo pianeta, in cui è arrivata una forza aliena che vuole distruggerlo. Ok. Come tutti i giochi degli Steam, come quasi tutti i giochi degli Steam, sotto c'è comunque una metafora, un messaggio, un qualcosa. Quindi gli Steam mi ricorda un po' anche gli Oddworld Inhabitants, questi qua, no? I giochi della serie Oddworld. Con Abe, ricordate, l'alienino che faceva le puzzette, eccetera.
aspetto ridanciano, ma anche molto elaborato artisticamente, sotto c'era comunque un messaggio sociale importante, no? Sotto quei giochi là. Ok. Ecco, c'è già il cilindro eterno. Che posto infelice per iniziare. Proprio vicino al cilindro, se abbiamo iniziato. L'uovo si schiude. Run, something inside him said, run. E devo scappare. Perché c'è il cilindro eterno che ci sta seguendo, raga. Oh, cacchio. Eccolo il cilindro, si sta avvicinando, sta schiacciando tutti gli alberi, guardate. Scappa, scappa. Il gioco inizia con una fase un po' action, ma poi diventa più profondo, più gestionale, quanto ne so, poi vediamo. E io non vado pazzo per giochi gestionali, ma un gioco così, voglio dire, un gioco così visionario, ci devo giocare per forza. Scappa, scappa, non riesco a salire dal canyon. Oh, si sta avvicinando il cilindro eterno. Oh, cazzarola. L'estinzione. L'estinzione alle porte. No, non riesco a salire, non riesco a salire. Proviamo di qua, proviamo di qua. The great crushing thing, the great cylinder had stopped. Perhaps it was safe here for a Si è little while. fermato. How quickly it learned to use its legs and its trunk. But these things were not so much learned as they were remembered. Perhaps, the little Trebum thought, they were a gift from the strange voice it heard in its mind. That too was a kind of memory. Quindi posso raccogliere materiali con L2. Posso risucchiare, vedete, i funghi, le cose, i nutrienti. E poi posso invece con l'altro tasto li posso sparare. Ok, devo accumulare quindi risorse in questo modo bizzarro. Ok, qua c'è il cilindro eterno, però fortunatamente si è fermato. Però devo riuscire a trovare il modo per uscire da questo canyon. Forse da qua. Sto forse risucchiando anche l'acqua, mi sa, eh. Allora, scegli i materiali che hai raccolto. Ok, li scelgo con il cerchio. E li sto mangiando. Ho mangiato un fungo. Questo mi ridà dell'energia, immagino, che sta in alto a sinistra. Sto mangiando un altro. Altro funghetto. E questo cos'è? Sto mangiando sti materiali. Oh, cosa Just when it ho was starting to get used to its legs, the food from the jumping creature gave it fatto? new ones. With the Oh, mi right sono substance as a evoluto. catalyst, a Trebum can transform and adapt to many challenges. Allora, quindi prendendo queste sfere verdi luminose e mangiandole ci possiamo evolvere. Adesso posso fare salti più alti, vedete? Ah, cerca di colpire gli insetti volanti con l'acqua. Tipo quello, quell'insetto lì. Allora, devo. C'ho l'acqua selezionata. Ok, ho sparato un insetto. Una volta che sparo l'insetto, che risolvo? Ok, gli ho fatto sputare qualcosa. Visivamente già che è fantastico, guardate che stile che c'ha, eh. Mi sto facendo sputare delle cose, sti insetti, non so cosa. Guardate questi alberi che c'è una specie di uova d'oro sopra, guardate che roba. Intanto finivo di scaricare la. Oh, è caduto l'uovo? L'uovo d'oro? Ma lo posso mangiare? No, non posso mangiarlo, non posso inglobarlo, l'uovo d'oro. A che serve questo uovo d'oro? Chissà che creatura c'è dentro. Wow, visivamente il gioco è incredibile, guardate, The sono dei Trebum was carciofi drawn to a bright light, or perhaps to the creature next to it. Allora, quindi c'è questa specie di istinto rappresentato da questa luce che ci sta indicando di raggiungere una certa creatura che si trova lì. Guardate, c'è una specie di raggio qui, non si capisce cos'è. Wow, guarda che roba. Il gioco
Oh, sono entrato dentro sto coso. No, mi sono ingabbiato da solo, mo? Allora, il gioco visivamente è molto più elaborato e affascinante di giochi tipo No Man's Sky, che già mi affascinavano molto, no? Però sto gioco pare molto più affascinante di No Man's Sky. È un paesaggio molto più... Guardate quelle creature! Quelli sono miei simili, forse, che si devono schiudere nelle uova ancora? Sembrano delle uova che si devono ancora schiudere, guardate. No, ci sono dei pesci dentro. Ma che cacchio di creature sono? Wow. Except for the grass growing on the old one's head, they were very much alike. Quindi c'è tipo un vecchio. Oh! È una creatura Surrounded by this magicante. light, the Trebum knew things it had not known before. It knew the older Trebum had carried this light for a long, long time. È un anziano And it knew magicante. that now that responsibility had passed to the next generation. Yes, this young Trebum had to carry the light to those great towers in the distance. Allora, quindi il vecchio It morente. could have stayed here to learn many old things, but the cylinder would not allow Oh, it. cilindro. Ma il cilindro si rimuove, eh? Eccolo. Allora, il vecchio, cacchio, guarda, sta distruggendo tutto. Allora, il vecchio ci ha dato questa luce che Run, the inner forse... voice said, Scappa, run. scappa. The towers would not stop the cylinder unless they were activated. Aiuto, cilindro. Devo rotolare per muovermi più velocemente. Il vecchio ci ha dato questa luce, dobbiamo portarla alla torre. Forse questa torre. Wow, guarda che Quickly. roba. The Trebum had to step on the symbol or the cylinder would not be stopped. Devo calpestare il simbolo per fermare il cilindro. Si ferma? Si ferma il cilindro. Ma non si ferma il cilindro, come faccio? Il cilindro non si sta fermando. Devo rimanere fermo qua, devo cercare di fermare il cilindro con la forza della torre. Oh cazzo! Oh, sta distruggendo tutto! Oh, sono riuscito a fermare il The cilindro, voice ragazzi! inside the Trebum's memories assured it that while the tower stood, the Trebum would be safe. The power of the eternal cylinder was contained for now. Il potere del cilindro eterno è stato contenuto per ora. Il cilindro eterno rappresenta This relative l'estinzione, tranquility gave the Trebum a chance to think about its family. Trebum are not meant to live alone, so where were the others? no? Devo trovare gli altri. Cos'è quella creatura? Sembra un dinosauro! Dinosauro alieno, una cosa incredibile! Allora, non posso attraversare a nuoto. Devo cercare i raggi di luce provenienti dalle torri attivate, mi indicheranno gli obiettivi di It was interesse. hard for the Trebum to know what to do or where to go. But the friendly voice suggested this was not the right way. Ora è salta To find creatura. your path, it said, you must follow the beam of light that emanates from the tip of the tower and stay away from the deep waters where the old things dwell. Oh no, no, non mi attaccare! Cioè, è incredibile questo gioco, ragazzi, che roba! Cioè, è spaziale questo gioco! E sto cacchio di gioco nessuno lo conosce, ma è un capolavoro! Oh!
ippopotamo spaziale con dei cristalli in testa. Cos'è sto? Non riesco a capire niente di questo mondo alieno, non so cosa devo fare. La sembra tipo del fumo, andiamo a vedere che c'è. Si sta facendo sera, pare. Guarda quella lumaca tutta sbrilluccitona, guarda che roba. Cos'è sto fumo qua? Sembra una casa? Un rifugio? Di chi è sta casa? C'è una luce dentro. Questa è la casa di qualcuno. C'è anche un nido. Had found an egg, a Trebum egg, with one of his siblings inside. The egg had been abandoned, but it could still be made to hatch. All that was needed was a source of heat. La fonte di calore, eccola. Devo mettere l'uovo là dentro. Come faccio? Con L2? Ok, lo posso trasportare con la proboscide. Come faccio a metterlo qua dentro? Ok, l'ho messo qua dentro, adesso dovrebbe schiudersi. Oh, si è schiuso! Un nuovo membro della famiglia si unisce al gruppo, vedete? Quindi una specie di Pikmin, quindi adesso c'ho due personaggi. Ok, vieni con me però, che rimani là dentro. Devi venire qua con me, che lo devo andare a chiappare, come faccio? Oh niente, non mi segue, Vieni, forse mi segue tra un po'. Ah, forse avrei dovuto metterlo qui l'uovo. Perché non mi segue il disgraziato? Seguimi. Vieni qua, seguimi, disgraziato. Aspetta un attimo, io torno subito, Torno subito. Allora, rieccoci qua. Qua la devo seguire la luce, dice. Però io vorrei farmi seguire da sto fratello che abbiamo. Che abbiamo lì. Ma lui non riesce a uscire, manco lui. Sto pronto ad aspirarlo con. E vieni fuori, disgraziato. Vabbè, lo lasciamo qua. Non riesco a uscire manco io, raga, mi sono bloccato. Vieni qua, su. Allora. Devo riuscire a trovare la. Intanto è tornata mattina, mi sa, Eccolo, ecco, ci sta seguendo. Devo riuscire a trovare la luce blu che esce dalle torri. Eccola, è sto raggio blu? Prima era rosso, ricordate, ma è blu. Vai in cerca d'acqua, devi gradarti. Qua è pieno. Andiamo qua. Oh, che creatura è quello ciccione? Guarda. Ma c'è una bocca enorme, aiuto, scappa, scappa, mortacci tua. Guardate. Speriamo che non mi mangia l'amico mio. Ecco, sei bloccato là, non riesce ad andare. Ok, prendiamo un po' d'acqua. Idratiamo, ci sto aspirando l'acqua. Allora, quella forse è la fatica. Non lo so, Come faccio a riprenderne? Ah, devo mangiare per riprendere l'energia, quindi. Mangiamoci un funghetto. Ma me la sta ridà l'energia? Sì, me ne ridà poca poca però. Ci mangiamo due tipi di funghi. Allora, facciamo un'altra evoluzione. Aspetta, qua questi corali li posso mangiare? No. Devo trovare dei funghi da mangiare. Oh, mi sa che questi li posso mangiare, questi funghetti qua. No. Questi no, non si posso. Ah, alcuni sì, me l'ha raccolti, ce n'ho 8. Ok. Mi sa che adesso posso evolvermi già, Vediamo un po' se riusciamo a evolverci ulteriormente. Vediamo un po'. Utilizziamo questo. Beh? E non mi ha fatto nulla, non mi ha fatto evolvere. Mi sa che l'ho sprecato.
forse non era il momento giusto di usarlo. Comunque ragazzi, sto gioco è incredibile, la cosa brutta è che nessuno lo conosce, sto cavolo di gioco. Cioè, come cacchio è possibile? Un gioco fantastico, incredibile. Artisticamente è una roba notevolissima e nessuno lo conosce sto gioco. Allora qua dice che c'è il freddo qua. C'è il freddo, quindi devo andare in un posto, devo tornare indietro in un posto caldo. Cerchiamo di tornare dove stavamo prima, che c'erano quei rifugi caldi lassù, vedete? Guardate, c'è una specie di conchiglia gigante qua. Ah, qua non c'è più il freddo, però io vedo comunque della neve che scende qua. Ok, andiamo a riscaldarci. Intanto vediamo un po' se possiamo... Qua non c'è cibo, purtroppo. Ma mi riscaldo qua dentro, se riesco, ecco. Ecco, mi sto riscaldando. Anche il nostro amico qui... Io non sto controllando l'altra creatura. Oh, ma si è mangiato un corallo. Ma quindi si possono mangiare quelli? Ma scusa, perché lui se riesce a mangiare il corallo, io no? Oh, guardate la lumacona. Ah, forse io non sono abbastanza grande per mangiarmi il corallo. Il corallo è rimbalzato sulla lumaca. Guardate la lumaca come rimbalza, guarda. Fa ride sta cosa. Comunque... Allora, dovrei... Aspetta, vediamo se uova d'oro. Aspetta, tiriamo giù un uovo d'oro. Non si schioda solo. Ok. Ah, qua ci sono dei fumi. No, dei fiori? Non me li prende. Allora, mangiamo qualcosa. Mangia un po' dei funghi, eh. Okay, vediamo se mi ridà energia. Col cacchio, non me la sa più ridare energia. Ho trovato anche un altro tipo di fungo. Solamente non mi ridà l'energia, non so perché. Proviamo a sparare ancora gli insettoni qua. No, so sparare i funghi, no, i funghi ridammeli, mi servono per mangiare. Devo sparare l'acqua, non i funghi. Allora, mi servono 3 trebum per avanzare e superare la loro porta. Explora le aree vicine per trovare altri membri uovo di trebum. Devo trovare un altro uovo. Intanto ci ciucciamo altra acqua. Allora, sti insetti portano una specie di sacchetta con dell'acqua, sembra, non lo so. Allora. Vabbè ragazzi, allora la puntata per ora finisce qui. Sto gioco si sta rivelando veramente incredibile. È assolutamente spettacolare sto gioco, è fantastico. Se volete che lo continuo, fatemelo sapere. Intanto l'abbiamo provato, mi sta piacendo molto. Se volete che lo continuo, la prossima puntata sarà con la patch 1.3. Questa è il gioco nella versione 1.0 adesso, quindi non patchato, eh. Ci stiamo giocando in versione non patchata. Cos'è quel coso? Ma è un vermone, ma cos'è? Ma è un vermone questo, è una creatura che esce dal mare. Ma che cazzo? Ma è una creatura che esce dal mare questo. Ma che cacchio? Ma cos'è? Aspetta, andiamo un attimo a vedere prima di chiudere la puntata. Riesco a salire di sopra. Fa pure un verso strano, tipo da balena. Ma avete sentito che roba? Siamo sul dorso di sta creatura che incrocia fra un dinosauro, una balena e una proboscide d'elefante. Ok. Oh, ma guardate che roba sto gioco, ragazzi. È una cosa incredibile. Ah, devo andare lì, mi sa. Dove c'è il blu. Vediamo che succede se ci vado. Ah, questa è quella creatura che c'ha la testa che sembra un ippopotamo, ricordate? Noi abbiamo visto solo la testa e pensavo che era piccola la creatura. No, invece è gigantesca, è un vermone e finisce in acqua. Allora, andiamo qui dove c'è il... sta luce blu. Vediamo se riesco. Ah, aiuto! Non cadere, non ti far male. Come faccio ad arrivare lassù? Devo scalare? Non cadere. Come faccio? Non mi ci va. Come fo? Proviamo ad arrampicarci su sta montagnola. Devo salire forse su quei cubi.
E da qua mi sa che non ci arrivo. E non ci arrivano. Ho sentito un Wii, mi sa che era l'altra creaturina, il nostro compagno di viaggio. E non riesco a raggiungere quel cubo, ragazzi, non riesco a scalarlo. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto. Magari ci proveremo se decideremo di continuare questo gioco. Fatemi sapere se volete. Il gioco secondo me è fantastico, ve lo consiglio assolutamente, anche perché è un gioco incredibile ma sconosciuto. Sto gioco nessuno lo conosce ed è incredibile secondo me. Allora ragazzi, per questa volta è tutto, non riesco più a arrampicarmi qua, una cosa, vabbè, devo trovare gli appigli forse, peggio dei Tomb Raider, i primi Tomb Raider 3, che era veramente innavigabile come gioco. No, sto scivolando, vai su, ok. Là non ci arrivo però a qualcosa. Dove cacchio vado qua? Cioè dalla colonna arriva qua la luce, ma non riesco a salire su quel cubo maledetto. Niente, vabbè, proviamo l'ultima volta. No! Niente, non ce la faccio. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo. Guarda quello! Al prossimo episodio di Strange Gaming. E se volete continuare. Cosa mi serve? Ah, mi serve un'altra creatura! Devo trovare un altro compagno per riuscire ad aprire sta porta. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Strange Gaming. Se volete continuiamo questa serie su The Eternal Cylinder. Gioco incredibile, incredibile, stranissimo, bellissimo. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.